una buona notizia per la sanità e per gli ospedali del Brindisino e del Salento. In particolare, sono in arrivo poco più di 25 milioni di euro per la riqualificazione del Perrino di Brindisi, per il Camberlingo di Francavilla Fontana e per l'ospedale di Gallipoli. La Giunta regionale, infatti, ha approvato giovedì 26 maggio due delibere per dare impulso alla costruzione e alla riconversione di nuove strutture sanitarie. Nello specifico, i fondi rivenienti dal PNRR, Missione 6 Salute, prevedono poco più di 13 milioni per la riqualificazione dell'ospedale del capoluogo messapico, 7 milioni per la riqualificazione del nosocomio della città degli Imperiali e 5 milioni e 3 per l'ospedale di Gallipoli. In realtà, in totale, sono 268 milioni di euro che andranno a riqualificare ed intervenire su gran parte degli ospedali, anche non completati, del territorio regionale. I fondi saranno per il 95% statali e 5% regionali. Ora si attende la firma della Presidente della Giunta e del Ministero della Salute prima della scadenza fissata per il 30 giugno. Questi sono investimenti che riguardano la messa in sicurezza di tanti ospedali, il rafforzamento delle strutture, cioè per renderli più sicuri, e anche a molti ampliamenti che si sono verificati e integrazioni. Ora, l'attuazione è demandata chiaramente alle ASL, sarà il nostro compito vigilare, perché qui ci sono competenze e cazzo, sostanzialmente ci sono i soldi pronti per poter procedere agli appalti per realizzare le opere.